Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del CI Marchetti S79 Spadviero, il gobbo maledetto. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 98 dove andremo a vedere l'intelaiatura superiore della fusoliera e due telai, ma questo ragazzi non è niente rispetto a quello che andremo a fare, ossia andremo a montare il motore centrale sulla struttura tubolare della fusoliera e non solo, andremo a collocare tutto il gruppo pavimentazione cabina passerella all'interno del tubolare della fusoliera. Cioè ragazzi, sarà un pezzo veramente spettacolare, quindi mi raccomando, seguite il video. Siete pronti? Iniziamo, vai, spardiera. E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino dello spardiero al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire tutta la costruzione di questo spettacolare modellino. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist dove trovate tutti i tutorial precedenti. Andate a vedere anche gli ultimi video che abbiamo pubblicato sul canale, ragazzi, specialmente tutte le prime uscite, perché in questo Natale in edicola si sono scatenati, quindi sono usciti tantissimi modellini. Abbiamo fatto la recensione di tutte le prime uscite, così potete farvi un'idea del modellino che più vi piace e che potete assemblare. Mi raccomando, andate a vedere perché sono tutti belli. Io li farei tutti, ragazzi, però purtroppo non si può fare. Porterò Terminator e sto facendo un pensierino sulla Lancia Delta, ci devo ancora pensare, ve lo farò sapere. Ok ragazzi, detto questo, iniziamo un nuovo unboxing e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo. Andiamo quindi a fare una panoramica dello stato attuale dell'assemblaggio. Come sapete, stiamo lavorando sul tubolare della fusoliera, pezzo che abbiamo aperto e visto nel tutorial precedente. Guardate che bestia ragazzi, penso sia il pezzo più grande che abbiamo ricevuto dello spardiero, più che altro il pezzo tecnico, perché guardate come è realizzato, cioè veramente una geometria complessa. È grande, veramente grande. Allora, su questo particolare abbiamo assemblato già tantissimi dettagli, ecco qui il serbatoio e vari particolari all'interno, come potete vedere, guardate ragazzi, telai, telaietti, guardate aste, veramente tanta roba. E come vi dicevo prima, andremo ad assemblare il motore centrale, eccolo qui, sulla parte anteriore della fusoliera. Non vedo l'ora, e poi andremo ad inserire tutto questo gruppo all'interno. Cioè ragazzi, praticamente la fusoliera, tutta la parte interna, si può dire che è completata. Non vedo l'ora, anche se da quello che ho visto sarà molto complicato inserire tutto questo gruppo qui dentro, non è facile, però non vedo l'ora di farlo. Ok, proseguiamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 98 dello Spardiero, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Allora, molto interessante l'articolo che trovate all'interno del fascicolo, la benzina dell'S79. Allora, qui ci spiegano come avvenivano le procedure, chiaramente visibili in queste immagini. Guardate qui però che roba ragazzi, un disastro. Cioè il rifornimento di carburante avveniva con la pompa a mano, un sistema lento e faticoso, non pensavo. Guardate che casino, veramente interessantissimo. Allora, andiamo subito a vedere le fasi di assemblaggio. Eccola qui l'intelaiatura superiore della fusoliera e due telai. E fino qui niente di difficile, niente di strano. Ma quello che vi dicevo più importante, eccolo qui, il montaggio del motore centrale sul tubolare della fusoliera. E poi, eccolo qui ragazzi, l'inserimento di tutto il gruppo cabina e passerella all'interno della struttura tubolare della fusoliera. Poi ci saranno vari agganci, vari punti da sistemare, guardate qui, e questo è il risultato finale. Guardate tutta la fusoliera praticamente completa, tutta la parte interna, guardate che spettacolo! E questi sono i componenti che andremo ad assemblare nel prossimo video tutorial.
accessoria, ossia pannelli e altri componenti della coda, e poi ci saranno anche delle decalcomanie. Ok, diamo un'occhiata alla fustella e iniziamo con l'assemblaggio. Ed eccola qui l'intavagliatura superiore della fusoliera, che adesso andiamo subito ad assemblare. Iniziamo quindi l'assemblaggio proprio dall'intelaiatura superiore della fusoliera. Guardate che bel pezzo, anche questo è molto complesso. Guardate tutta la struttura, diciamo, che è stata realizzata per questo componente. Veramente tanti dettagli. Allora, ci spostiamo a lavorare nella parte interna, in prossimità di questa zona. Allora, in prossimità di questi quattro fori, andiamo a montare il telaietto, questo qua veramente piccolo. Eccoli qui, quattro perni, quindi diciamo un assemblaggio molto, ma molto semplice. Facciamo coincidere i quattro perni e andiamo a spingere fino in fondo. Ecco qui come si presenta dopo questa piccola fase di assemblaggio. E sempre su questo particolare andiamo ora a montare il telaio interno, che è quest'altro particolare. Allora, qui ci sono vari perni di aggancio, come abbiamo fatto con il piccolo telaio. Andiamo a fissare questo più grande allo stesso modo, ossia facciamo coincidere tutti i perni con i vari fori di attacco. Facciamo attenzione, ragazzi, perché queste plastiche, come al solito, sono veramente delicate, quindi facciamo coincidere i vari perni sempre con calma e piano piano li andiamo a inserire uno ad uno, all'inizio magari senza premere troppo. Quando siamo sicuri procediamo con l'assemblaggio totale, quindi andiamo a premere tutta la struttura verso l'interno. Ok, iniziamo proprio da qui. Eccolo qui, ragazzi, è entrato tutto perfettamente. Altri due perni da premere qui, altri due li troviamo qui, spingiamo fino in fondo ed ecco fatto, ragazzi. Così è come si presenta l'intelaiatura della struttura della fusoliera al termine di questa fase di assemblaggio. Adesso questo pezzo lo mettiamo da parte per le prossime fasi di assemblaggio e ci dedichiamo all'assemblaggio del motore centrale. Procediamo. Recuperiamo ora il motore centrale della fusoliera e per poterlo assemblare con la struttura dovremo andare a rimuovere queste due viti che avevamo assemblato ormai tanto tempo fa. Queste saranno proprio le due viti che andremo a utilizzare per fissarlo sulla struttura della fusoliera. Ok, procediamo. Recuperiamo quindi la struttura tubolare della fusoliera e ci mettiamo a lavorare sulla parte anteriore e andiamo a inserire questa struttura del motore centrale proprio diciamo nella parte anteriore. Facciamo coincidere questi due fori dalla quale abbiamo svitato le viti con questi due attacchi, quindi vediamo di farlo in questo modo. Andiamo a inserire e li facciamo coincidere. Ecco fatto, ragazzi. Perfetto, adesso utilizziamo quelle due viti per serrare il tutto. Allora, amici, ed ecco come si presenta la nostra struttura tubolare dopo aver fissato il motore centrale. Allora, per quanto riguarda la vite, deve esserci un errore, nel senso, sulle istruzioni dicono di riutilizzare le due viti CP svitate, ma non è così perché sono talmente corte, io ve l'ho messa qui di esempio, che è impossibile riavvitarla. Infatti, all'interno della fustella troviamo allegate altre viti CP che sono molto più lunghe, quindi va utilizzata questa, eccola qui, altrimenti proprio non c'è
la lunghezza sufficiente per poter impanare e chiudere il tutto. Allora, siccome questo motore è molto pesante e regge soltanto su questi due occhioli, bisogna tenere saldamente in mano la struttura perché è molto lasca. Vedete ragazzi, rischiamo di rompere il tutto per il peso eccessivo, quindi dobbiamo attendere di montare anche tutti gli altri particolari. Guardate che spettacolo adesso la nostra struttura tubolare, wow, veramente un bello oggetto ragazzi, guardate che bello, spettacolare. Allora, considerando che l'accoppiamento del motore centrale con la struttura tubolare della fusoliera è poco stabile perché abbiamo soltanto questi due punti di unione nella parte inferiore, e considerando che adesso dobbiamo fare un lavorone per inserire tutto il gruppo della cabina e della passerella, questo oggetto può muoversi troppo e quindi spezzare gli attacchi. Allora cosa ho fatto ragazzi? Ho fatto due giri di nastro in modo tale da rendere il tutto più stabile, anche perché la movimentazione di tutto il gruppo all'interno sarà veramente eccessiva, perché da quello che ho visto non è affatto facile far coincidere tutti i vari pezzi di queste due strutture, quindi è meglio che questo oggetto sia saldamente fissato. Poi il nastro lo andremo a rimuovere al lavoro compiuto. Ok ragazzi, a questo punto mi sento un po' più sicuro per affrontare questa fase veramente complicata. Procediamo. Allora, prima di proseguire con l'inserimento di tutto questo gruppo all'interno della struttura tubolare della fusoliera, mi raccomando, andate a vedere correttamente tutte le istruzioni. Allora ragazzi, ci sono veramente tantissimi accorgimenti da tenere a mente durante la fase di inserimento, perché è veramente complicata. Allora, innanzitutto allineiamo la parete anteriore della cabina con la parte del motore, dove andrà diciamo a inserirsi mediante questi tre perni nei tre fori, eccoli qui, quindi diciamo che questa struttura adesso è allineata. Allora, prima cosa, questo telaio che vedete qui in fondo ha un perno nella parte centrale, guardate qui, nella parte centrale abbiamo quest'asta inserita, quindi questo perno, questo foro è occupato. Allora ragazzi, io sono andato a controllare il fascicolo 97 e praticamente ho controllato e ricontrollato, ce lo fanno inserire proprio in questo foro, quindi c'è un errore, e infatti nel fascicolo numero 98 questo perno deve essere inserito in questo foro centrale, perché altrimenti non si potrebbe assemblare. Quindi adesso quest'asta io dovrò sfilarla da questo perno e spostarla al perno questo qui di lato, perché questo centrale deve essere libero. Presumo che anche voi, se avete seguito le istruzioni, avete commesso lo stesso errore. Poi andiamo a vedere cosa bisogna fare durante le fasi di inserimento. Allora, innanzitutto far combaciare questi tre perni che vi dicevo prima, poi proseguiamo. Poi abbiamo questi due perni della guida cavi che si andranno a inserire in due fori, eccoli, si vedono qui, diciamo sotto il serbatoio. Poi quest'asta qui ragazzi dovrà passare in mezzo a questi due telai, esattamente qui, quindi mentre inseriamo ragazzi dobbiamo far passare l'asta qui in mezzo, quindi sarà un bel casino. Fatto questo, dovremmo, una volta che tutto sarà inserito, a parte che ci saranno delle viti per il serraggio qui sulla parte diciamo laterale sui due fianchi, dovremmo poi andare a montare quest'asta. Vedete, questi due perni andranno inseriti in corrispondenza di questi due fori, e non solo, dovremmo poi inserire anche i perni del seggiolino del marconista e del motorista in corrispondenza di questi fori che troviamo al lato. E non solo, ci sono le mitragliatrici che, come potete vedere, sporgono al di fuori del profilo, quindi queste sicuramente con la mano andranno tirate verso l'interno, e quindi far combaciare il tutto presumo che sia veramente un bel casino. Ok, quindi adesso procederò innanzitutto a correggere questo errore. Fatto questo, potrò finalmente iniziare a
inserire tutto questo gruppo all'interno. Allora, amici, iniziamo con l'inserimento. Io ovviamente non vi farò vedere tutto perché è praticamente impossibile considerando tutte le operazioni che ci sono da fare, però diciamo la parte iniziale è proprio questa, ossia far entrare la pavimentazione della cabina in maniera inclinata da questo foro, quindi esattamente in questo modo. Ci allineiamo, dopodiché dobbiamo iniziare a inserire diciamo tutto il gruppo passerella e cabina all'interno. Come potete vedere, già non entra, ci sono diversi punti che urtano tra di loro e quindi un'operazione veramente veramente complicata e dobbiamo farla veramente con attenzione. Direi altamente impossibile. Come potete vedere, le mitragliatrici sono fuori, quindi vanno premute leggermente e tirate all'interno. Ok, ragazzi, a questo punto si tratta soltanto di far combaciare tutti i vari pezzi in modo tale che non urtino tra di loro sull'intelaiatura e quant'altro per poter riuscire a inserire tutto questo gruppo all'interno. Poi tutti i vari agganci li faremo quando avremo inserito tutto il gruppo all'interno. Io adesso piano piano vado a inserire il tutto. Allora, andiamo a fare ora una panoramica, diciamo, dello stato attuale, nel senso, allora, ho fatto combaciare i tre perni con la paratia del motore e quindi questo l'abbiamo inserito da questo lato. È molto importante il telaio centrale della fusoliera, sia questo pezzo, ragazzi, perché quando lo inserite, questa parte qui va a sbattere praticamente qui sotto alla copertura delle aste, quindi bisogna spostarlo e farlo andare sopra, altrimenti non entrerà mai. Per quanto riguarda invece la parte della coda, come potete vedere, allora il telaio, questo qui, si è inserito nel perno e l'asta l'ho spostata qui sulla destra, quindi questo è diciamo accoppiato correttamente. Siccome tutta questa zona è corretta, ho nastrato il tutto perché ci sono tantissime tensioni elastiche che praticamente se riapre tutto, ragazzi, è impossibile tenerlo in posizione, quindi io adesso qui l'ho bloccato. Adesso mi manca da inserire tutti i dettagli nella parte centrale, ossia il tubolare, questo qui che vi dicevo l'ho fatto passare qui in mezzo, non so se riuscite a vederlo. Questa è l'unica cosa che dovete fare attenzione: passa in mezzo tra questi due telai e ok. Adesso mi manca da inserire questo nei due fori che si trovano sotto il serbatoio, ossia questi due fori, e poi devo attaccare questi due ganci di quest'asta verticale che troviamo qui. Vanno inserite, diciamo, su questi due fori laterali e poi bisogna inserire gli agganci dei due sedili su questi quattro fori che troviamo, diciamo, al lato. Quindi mi manca di fare questi accoppiamenti per concludere questa fase. Dopodiché si procederà al fissaggio delle due strutture mediante le viti che si trovano su questi ganci. Un'altra cosa molto importante è far coincidere questi ganci nelle sedi, altrimenti non si allinea nulla. Ok, adesso vado a fare tutte queste operazioni che sono dettagli abbastanza, operazioni abbastanza scomode, dopodiché potrei procedere al serraggio con, le viti. Allora, amici, eccola qui la fusoliera dello sparviero. Allora, andiamo a vedere il lavoro eseguito. Allora, ripassiamo i vari punti, quindi fissaggio dei perni della pavimentazione della cabina con la parete separatoria del motore. Poi, ragazzi, secondo me una delle cose più complicate è stata proprio inserire i perni di aggancio dei due sedili. Guardate che roba, ragazzi, era veramente complicato perché essendo tutto elastico si muoveva tutto, poi i sedili non è che sono stabilmente fissati sul piano, quindi si muoveva tutto, niente, non entravano. Poi i perni, diciamo, hanno un forte attrito con i fori, quindi ci ho tribolato un po'. Poi andiamo avanti.
Poi avevamo detto questa staffa centrale, traglio centrale della fusoliera che deve stare su. Proseguiamo, i due perni delle leve di sgancio che devono entrare all'interno di questi due fori. Poi i due perni di quest'asta montati qui lateralmente. Poi abbiamo detto l'altra asta nera che passa qui in mezzo tra questi due telai. Continuiamo, dobbiamo far ovviamente uscire le due mitragliatrici dalle due aperture laterali e poi l'incastro del telaio centrale. Eccolo qui ragazzi, bisogna fare attenzione a tutti questi accoppiamenti per poter inserire tutto il gruppo cabina di pilotaggio e passerella all'interno della struttura tubolare della fusoliera. E poi nella parte inferiore del modellino si procede poi con il fissaggio delle viti. Eccole qui ragazzi, sono veramente piccolissime, sono 8 viti GP, quindi attenzione a questi incastri. E così è la nostra fusoliera. Adesso ci facciamo una panoramica del lavoro eseguito. Andiamo quindi a posizionare provvisoriamente anche l'intelaiatura superiore della struttura tubolare. Andrà posizionata praticamente in questo modo. Ci sono vari perni che dovranno coincidere, delle viti da fissare, e così è la struttura finale. Allora facciamoci una panoramica completa della fusoliera dello Sparviero. Cioè ragazzi, guardate che bestia che è diventato questo pezzo, veramente fantastico. E non vedo l'ora di fare anche una panoramica del modellino completo anche di questo oggetto. Purtroppo adesso è ancora tutto ballerino, quindi evito di farlo, specie perché abbiamo questo motore a sbalzo, quindi non vorrei sollecitarlo più di tanto, ma sicuramente nel prossimo video andremo avanti e faremo una super panoramica di tutto il modellino. Intanto guardate il risultato ottenuto della fusoliera, veramente un oggetto tecnicamente e strutturalmente diciamo gradevole, bello, ben pensato e anche diciamo un po' difficile da assemblare, però alla fine ci siamo riusciti. Allora ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like a Modellino Sparviero al nostro video e poi cliccate qui in basso per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire le ultime fasi di assemblaggio di questo strepitoso modellino. Ok, io vi lascio con questa panoramica e ci vediamo sul canale. Ciao!